Siamo venuti al Ministero di Grazia e Giustizia dal Ministro Bonafede perché secondo la Costituzione il Ministro può e deve trasmettere al Presidente della Repubblica le richieste di grazia. Quest'oggi lo facciamo per un orso, per un essere vivente che ha diritto di continuare a vivere nel territorio dove è stato fatto nascere, dove è stato portato insieme ai suoi genitori tanti anni fa a spese del contribuente. Lo facciamo perché gli animali sono soggetti di diritto e quindi possono e devono avere la grazia quando sono stati condannati a morte, come in questo caso da un presidente della provincia, dal presidente Fugatti. Abbiamo consegnato la richiesta al Ministero, ora sarà trasmessa al Presidente della Repubblica. Noi però continueremo ovviamente le azioni a tutti i livelli, dal livello nazionale a quello trentino, dove continueremo con la nostra sede, con la nostra squadra Salva Orso, a fare tutte le attività legali, democratiche, non violente, alla luce del sole, per ottenere la salvezza di M49 e di tutti gli altri orsi in Trentino. Gli orsi hanno diritto di vivere nel loro territorio.